piccolo inizio importante della Pistoiese in area di rigore, attenzione. Palla che viene messa fuori da Stickler con il al primo minuto e poi il ritorno anche di Stickler. Intanto attenzione, c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Pistoiese. Calcio di rigore per la della Pistoiese. C'è il fallo di mano di Gemignani dopo 54 secondi. C'è subito il calcio di rigore per la Pistoiese. Fallo di mano di Gemignani, non ha avuto dubbi il direttore di gara Gerardo Caruso di Viterbo. È calcio di rigore per la Pistoiese dopo 54 secondi. Dopo 54 secondi. Mi mancano le parole, amici all'ascolto e alla visione. Allora, poi ovviamente avremo la possibilità di commentare. Intanto dal dischetto va Diodato con la maglia numero, va Trotta con la maglia numero 29. Marcello Trotta contro Pietro Balducci. È passato un minuto. Trotta contro Balducci. Tutto è pronto. 3, 2, 1, il tiro. La rete. La Pistoiese avanti. La Pistoiese avanti dopo un minuto e 50. Ha segnato Trotta su calcio di rigore, il fallo di mano di Gemignani. E la Pistoiese è avanti. La Pistoiese è avanti, andato c'è un fallo nella zona centrale del campo e quindi calcio di punizione per quanto riguarda la Pistoiese. Pistoiese che mi sembra stia coprendo bene tutte le zone del campo. Sì, finora direi che l'aspetto tattico della Pistoiese si incentra molto sulla posizione di Crisovergis sul lato sinistro. È una difesa a 3 teoricamente che diventa poi una difesa a 4 perché il greco si abbassa moltissimo, eccolo qui in possesso di palla sul lato sinistro a raddoppiare su a Diego Mobilio. Tanto attenzione perché c'è Trotta, attenzione Crisovergis, 2-0 al minuto 17, Crisovergis gela il lungo Bisenzio, è 2-0 per la Pistoiese, non ci siamo. Lotta parecchio tedesco con il fisico e quindi spesso l'arbitro tende a lasciar correre, anche perché la tazza di tedesco è una tazza importante. E allora si riparte ancora con Cela che prova ad imbucare per Tedesco, vediamo se si gira. Tedesco va da Casucci, la può mettere Casucci, la deve mettere Casucci. Casucci ancora, si accentra, Cela, conclusione, Mobilio, il prato all'aria aperta con Andrea a Diego Mobilio, 29 sul cronometro, ha segnato Andrea a Diego Mobilio. Recupera il pallone Silvestro, poi allora ancora il tocco dentro, attenzione Balducci con Trotta che aveva trovato il tempo per la battuta, occasionissima per la Pistoiese. Trotta aveva anticipato Balducci che è riuscito comunque a smanacciare e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Che occasione, che brivido, Trotta protagonista. Trotta è un giocatore davvero di qualità immensa per la categoria, è arrivato da poco, ci ha messo un po' a trovare anche la condizione, lo ha detto anche con Sonny nei giorni scorsi che ancora non l'aveva schierato dall'inizio proprio perché non aveva la miglior condizione. Beh, ha trovato la partita più importante per giocare dall'inizio, ha subito segnato sul rigore del resto ed è pericoloso. Calcio d'angolo per la Pistoiese, attenzione, siamo ancora in aria, la rete della formazione, la Pistoiese ha segnato ancora con la maglia numero 5, Salto Lomba, e quindi 3-1, Salto Lomba, terzo gol stagionale sugli sviluppi del calcio d'angolo. Il giocatore con la maglia numero 5, classe 92, Damian Salto Lomba, ha trovato lo stacco vincente. E allora tutto da rifare al minuto 32, la Pistoiese si porta sul 3-1 con il gol di Salto alla terza segnatura stagionale, e questo era prevedibile perché è il saltatore migliore della Pistoiese. Il Prato si è fatto beffare.